Va ora in onda I ricordi della valigia, storie dei bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Bentrovati. Oggi leggiamo la storia Il girovagare del perito minerario di Giovanni Rivis. Frequentai le scuole elementari a Voltago e dall'autunno del 1949 fino all'aprile del 1952 feci il Caregheta, 2 anni a Busto Arsizio e 1 a Brescia. A Busto Arsizio ebbi modo di assistere al primo concerto di quello che sarebbe diventato uno dei più grandi violinisti italiani, Uto Ughi. All'epoca aveva 8 anni. Nel giugno 1952, da privatista, feci l'esame di terzo avviamento, a settembre sostenni l'esame di riparazione e fui promosso. Subito dopo sostenni anche l'esame integrativo e potei essere ammesso a frequentare la prima classe dell'istituto minerario. Il 10 luglio 1957 mi diplomai e 5 giorni più tardi cominciai a lavorare come capofabbrica in una fornace per materiali refrattari a Schio, dove rimasi fino alla fine del 1960. Dopo il servizio militare, nel 7° Alpini, avendo sempre avuto la passione di conoscere il mondo fuori dall'Italia, decisi di tentare con l'AGIP. Mi recai alla sede di San Donato Milanese e mi presentai all'ufficio personale dicendo che ero stato da loro convocato, non era vero, per un'eventuale assunzione. Mostrai copia del diploma e quando il responsabile vide che provenivo dall'Istituto Folladora di Agordo, mi disse che i periti agordini erano richiesti dall'azienda e per quanto lo riguardava potevo considerarmi assunto. Nel pomeriggio avevo già fatto la visita medica e il 1 febbraio 1961 ero a Gela con la qualifica di geologo di cantiere. Fui aggregato a un impianto di perforazione che operava in provincia di Enna. Passò un anno e partì per la Libia con un contratto biennale che prevedeva 3 mesi di lavoro nel deserto alternati a 20 giorni di riposo in Italia. Alla conclusione altro contratto biennale in Nigeria, 10 mesi di lavoro e 20 giorni in Italia. Nel giugno 1965 dovetti interrompere per motivi di salute. Avevo la malaria. Trascorsi qualche mese in Italia, poi tornai in Libia, ricoprendo vari incarichi, fino all'11 settembre 1971. Quel giorno mi fu comunicato che il governo libico aveva decretato nei miei confronti un ordine di espulsione. Mi concedevano 48 ore di tempo per andarmene. Ripartii il giorno successivo. Rimasi in Italia per circa 2 anni operando in diverse piattaforme nel Mediterraneo. Dopodiché ricominciai a fare la valigia. Indonesia, Congo, Gabon, Ghana, Somalia, Spagna, Costa d'Avorio, sempre come responsabile di perforazione. Mentre ero in Costa d'Avorio, l'AGIP mi disse che ero stato richiesto dalla Texaco Shell per andare a perforare un pozzo al largo dell'isola di Terranova in 1600 metri d'acqua. Era il 1979, all'epoca nessuno aveva mai perforato pozzi in simili profondità. Si trattava di un record mondiale. Accettai l'offerta, contento che un agordino fosse stato richiesto dagli americani per aiutarli in una cosa nella quale loro si erano sempre ritenuti dei maestri. Il pozzo iniziò a fine aprile e terminò a fine settembre. Gli ultimi 12 anni di permanenza all'AGIP li passai ancora in giro per il mondo: Grecia, Yemen, Tanzania, Egitto, Cina, Algeria, Libia. Fino a quando mi ritirai nel 1994. Da lì in poi continuai come consulente, sempre in paesi stranieri, fino al 2012. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.